Prima di dire saluto, mi permetto di fare alcune riflessioni, se posso, che siano un po' in tema anche con questo secondo meeting. Io dico sempre quello che penso, perché ritengo che solo se ci diciamo tutte le cose riusciamo poi ad andare avanti. Il precedente meeting è stato molto interessante, io poi ho letto il report che è stato pubblicato e credo sia stato un modo di andare a vedere cosa stava succedendo nella nostra città da un punto di vista sociale, e sono state sottolineate alcune di quelle iniziative, associazioni, che però a mio avviso non rappresentano assolutamente in modo completo quello che in effetti sono i problemi rispetto ai quali noi ci troviamo. Il problema è questo: io sono convinto che soprattutto le aree in crisi debbano esercitare in piani strategici. Nella storia i piani strategici, poi ci sono diverse interpretazioni che cos'è un piano strategico, chiaramente c'è chi lo vede esclusivamente come aspetto urbanistico, chi come aspetto invece di sciogliere dei nodi, di cosa si farà da grande. Ci sono alcuni esempi, se andate sul sito delle città strategiche, la rete delle città strategiche, vedete che le prime città che ci hanno pensato, Torino in primis, che se lo dette circa 20 anni fa era sindaco Castellani, e hanno comunque cambiato il loro percorso. Allora io credo che sia giusto, io vedo oggi gli interventi, i temi del meeting di oggi, che ci cominciamo a interrogare su che cosa farà l'Aquila di qui a 10-20 anni. Il problema è che io non vedo ancora una volta gli stakeholders tutti quanti schierarsi con delle posizioni. Noi cominciamo a farlo nel 2008 e ricordo che forse il più importante fra i quattro workshop che svolgemmo fu quello che allora era direttore Eugenio Coccia all'INFN, dove forse buttammo le basi di quello che poi è stato il ragionamento che nel post-sisma con Fabrizio Barca è diventata l'idea del Gazzasso Science Institute, ma era nata allora l'idea della formazione e un'alta formazione. Adesso dobbiamo cominciare a quagliare, sapendo però che dobbiamo mettere in ordine un po' tutte le cose. Io sono convinto che il futuro della città sia legato alla formazione e all'alta formazione, sia legata a chiamare la nostra città delle aziende che siano aziende nuove, che non abbiano lavorazioni ormai mature, e una città dell'alta qualità della vita che passa attraverso un rilancio della cultura e soprattutto i turismi. Io non so se c'è il professor Calafati, che vi prego comunque di salutarmi, ma se vi ricordate nell'assemblea al tendone in piazza ci fu un po' di polemica, no? Perché il professor Calafati diceva no, non contate soltanto sul turismo, ma pensate soprattutto a una università di 20.000 studenti, una città laboratorio, scoprite residenzialità della città. Io penso che ci dobbiamo un po' diversificare. Allora la riflessione è questa: noi in questo momento abbiamo dei fattori di forza, dei punti di forza e dei punti di debolezza. È un po' come Mario Bros, che era un vecchio video che vedevo da mio fratello piccolo. Noi come ci muoviamo troviamo poi delle difficoltà. Il Gazzasso Science Institute sta andando bene, sull'università abbiamo dei problemi oggettivi che nascono dal fatto che stiamo applicando la riforma Gelmini e abbiamo un problema oggettivo di turnover che ci costringe a ridimensionare l'offerta formativa. Noi questa notte abbiamo avuto una notte difficile, con contatti fino a luna questa notte, ripresi stamattina alle 7, per un incidente di percorso, però è pericoloso, che ha interessato la nostra facoltà di medicina, che scenderebbe come numero di iscritti possibili al concorso 98 iscritti, che ci porterebbe al di sotto di quel minimo di massa critica. Quindi
va fatta questa riflessione ponendo al governo una cosa, io non vi rubo molto tempo, però queste cose è bene che le dico perché non so più dove dirle in questa città. E dobbiamo fare un ragionamento perché noi ci troviamo a competere con gli altri atenei italiani, ma come ho detto al ministro, gli altri corrono sulla pista con le Adidas e noi stiamo andando con le scarpe da mare, con le ciabatte da mare, perché voi sapete le difficoltà che abbiamo in questo momento in questa città ad avere studenti. Com'è? Sì, quello riesce solo ai kenyoti. E che lo riesco a fare, noi no, dobbiamo avere delle Adidas anche noi, e questo è il primo problema sul quale io credo la città dovrebbe interrogarsi andando al Ministero a chiedere, ad esempio nell'ambito della nascita di questi centri di eccellenza sui quali lavora, di avere un'attenzione particolare a una situazione in cui noi stiamo ripartendo e quindi metterci con una competizione, darci la possibilità di competere seriamente con gli altri. La seconda storia, credo che mentre stiamo risolvendo abbastanza bene l'utilizzo del 5%, che adesso scenderà al 4%, dei fondi per la ricostruzione, il 22 si firma a Corfenix, io so che per qualcuno sarà una notizia dolorosa perché si è sperato che questa cosa non riuscisse, viene a Corfenix che è un'industria nuova, un'industria moderna, vogliono venire parecchie industrie nuove, e stiamo lavorando su tanti aspetti, mentre c'è una grossa questione sui turismi. Io sono convinto che quello dei turismi sia una delle poche soluzioni, non tanto per l'Aquila città, guai Eugenio se noi guardassimo solo all'Aquila, noi abbiamo un problema di tutto il comprensorio. Allora la domanda che io pongo è questa: il nostro modello turistico ad oggi è un fallimento completo. Nella graduatoria dei parchi nazionali, il Parco Nazionale d'Abruzzo, che è quello che per anni ha mantenuto un solo aspetto della 394, conservazione dell'ambiente, mentre poi c'è un secondo articolo, sviluppo delle popolazioni, oggi è un fallimento, siamo l'ultimo parco e il processo di spopolamento che sta caratterizzando gli Appennini, che ha avuto un'inversione di tendenza nelle altre aree appenniniche in cui ci sono i parchi, da noi invece è inarrestabile. Se ci aggiungiamo che dopo il terremoto noi avremo un grande recupero edilizio nelle nostre frazioni aquilane, ma soprattutto anche nei comuni, la questione è di cosa si vivrà, cosa si farà a fronte di questo spopolamento, per cui ormai vi sono alcuni comuni nostri che sono pari a un condominio, perché quando tu hai 200 abitanti rispondiamo noi con alcune quartieri, no, neanche quartieri, insediamenti, il Moro, cioè 201 famiglie, cioè di cosa stiamo parlando? Sindaci che non si candidano più perché non trovano più motivo per andare avanti. Allora, questo è il grande nodo da sciogliere. Possiamo investire seriamente sui turismi? Ora, è bello che ci sono 30 milioni nel cassetto a destra della mia scrivania, vi giuro, io ho 30 milioni cash. No, tu stai lì perché ti conosco. Infatti ho detto può entrare chiunque tranne che Eugenio, se non accompagnato. No, è un discorso molto serio. E ci sono altri 15 milioni di euro per realizzare la pista ciclabile, che è un'altra infrastruttura decisiva. Abbiamo pronto il bando per la privatizzazione della gestione. Stiamo incontrando dei problemi. Il ministro, poveretto, ha avuto un piccolo incidente casalingo e stamattina spero di parlare con il direttore generale e si sta aprendo adesso un problema. Continuiamo a investire andando almeno a raggiungere il terzultimo parco nazionale come numero di visitatori e diamo un futuro investendo anche su questo settore o no? Qual è il problema? Che non esce nessuno ad esprimere la sua posizione. È diventata una vicenda che riguarda Cialente e in parte Lolli. Lolli non prende le seggiovie perché fa sci-alpinismo. Io sono l'unico aquilano che non sa sciare. Manca completamente la città. Io questo è il tema che pongo. Rispetto a dibattiti decisivi, come quello di uno sviluppo meno, potendo contare su 30 milioni in questo momento e 10 milioni che arriveranno con una prossima delibera CIPE, con un intervento che si ha dopo 80 anni di sostituzione,
non sta parlando nessuno. Io non so cosa pensa la Confcommercio, la Confesercenti, l'Ordine degli Ingegneri, l'Ordine degli Architetti. L'Università ha fatto un'osservazione che a quell'opera che non c'entra niente, l'orto botanico, tranquillizzato. Che cosa pensa la città veramente? Questa è la grande questione, su questo e su altre. Sulla cultura, oggi non può venire la regione perché stanno tutti fuori, ma anche sulla cultura, all'Aquila. Ci aiutano a superare quest'anno drammatico, perché poi abbiamo pensato noi per il prossimo anno con i fondi del 4%, la ricostruzione, o corriamo il rischio che l'ISA chiude? L'ISA alla fine del mese, l'Istituzione Sinfonica Abruzzese chiude. Il Teatro Stabile non sappiamo come si salva. Sono morti in questa città l'ATAM e l'Accademia dell'Immagine e nessuno prende posizione. Io vi chiedo scusa se ho impiegato tanto tempo. Io spero che da queste iniziative qualcuno esca dicendo quello che pensa. A me sta bene che una parte del parco ritiene che sia fondamentale che poca gente vada al parco. È una posizione lecita. Esistono gli ambientalisti che dicono che già adesso va troppa gente sul Gran Sasso. Va bene. Loro pensano così, sono l'1%, il 2%, il 50% della città. Io mi interrogo di cosa dice il resto della città, che in questo momento sta tacendo un po' su tutto. Io credo che questa sia la questione. Quindi il mio intervento vuole dire ben vengano queste iniziative, se poi usciamo però troviamo il coraggio, che in questa città è sempre mancato, di dire quello che si pensa davvero. I silenzi sono assordanti e riguardano la vita di tutti, perché in questa città si parla molto intorno a un tavolo al ristorante. Una volta era sotto i portici, adesso sulla costa, perché la borghesia aquilana il venerdì, il sabato e la domenica se ne va, perché ha scelto di non stare qui, perché è ancora una città difficile. E lì vi assicuro che si parla tanto. Quando si tratta di dire quello che si pensa fuori, non lo dice nessuno. Questa è una grande solitudine, perché a Roma, dopo che noi abbiamo preso tanti soldi, perché io certamente mi vergogno ad aver preso 40-50 milioni per l'Aquila, sapendo la situazione disperante di altre aree del paese, a Roma, quando vado, dicono sì, vabbè, ma sei sicuro che non è un tuo gioco questo? Perché nessuno dice nulla. Quindi buon lavoro, ma aiutateci poi a far uscire, direi con parti distocici, con il forcipe, un po' di coraggio alla gente di dire quello che pensa. Grazie.